Ma sempre girando per le strade di Ferrara, trovo quest'altro libro all'esterno di una libreria, La musica più bella del mondo, di Cindy Womb. Roy è un leoncino che vive in una grande città, la sua passione è la musica. Il suo vicino di casa ha un lemure di nome Jimmy, anche a lui piace la musica. Quando Roy suona, Jimmy è sempre con lui. Balla, batte il tempo e canta. È davvero fastidioso per qualcuno destinato a diventare un grande musicista. Se voglio diventare un famoso violinista, pensa Roy, per prima cosa devo trovare dei suoni bellissimi. Così trascorre ore e ore in cerca dei suoni più diversi, che poi raccoglie e conserva nelle bottiglie. Ma quando cerca di riprodurli con il violino, il risultato è sempre piuttosto deludente. Anche Jimmy cerca i suoni, ma con un grande musicista come Roy non ha bisogno, un grande musicista come Roy non ha bisogno di aiuto. Un giorno Roy decide di partire da solo alla ricerca del suono più bello del mondo. Si addentra nella foresta dove raccoglie il picchiettio della pioggia. Pling, plic, ploc, plicchete, plocchete, plic, cling, pling, plong. Scala le montagne più alte dove raccoglie il cinguettio degli uccelli. Cip cip ciri cip cip piu. Cip cip ciri cip piu. Attraversa il deserto dove raccoglie il fischio del vento. Si riposa e arriva al mare dove trova lo sciabordio delle onde. Splish splash. E visita il mercato all'alba per catturare il chiacchiericcio dei venditori. Bla bla bla. Insomma, viaggia proprio dappertutto. Ma più cerca e più è confuso. Qual è il suono più bello di tutti? Non riesce a decidersi e per quanto chieda in giro, ognuno gli dà una risposta diversa. Roy si sente sempre più solo. Così decide di ritornare a casa. Qua sul treno. Al suo rientro nulla è cambiato, non è riuscito a trovare il suono più bello del mondo ed è molto triste. Poco dopo sente bussare alla porta e Jimmy, che ce la mette tutta per tirarlo su di morale, inscena qualche numero, ma non è tanto divertente. Fa una danza sciocca, ma è davvero proprio sciocca. Infine Jimmy chiede a Roy di fargli sentire i suoni che ha raccolto durante il viaggio e poco a poco Roy ricorda di quando ha cavalcato il cammello nel fiu del vento, ricorda di quando ha giocato con le scimmie nel ploc ploc della pioggia. E mentre richiama alla mente lo splish splash delle onde, cerca il suo violino. Ma è sparito! Per fortuna Jimmy ha una sorpresa per lui. Roy prende il violino e si rende conto che Jimmy è stato al suo fianco in ogni momento del viaggio. Pensa all'amico e comincia a suonare. Ora Roy e Jimmy raccolgono suoni insieme. Gli abitanti della città si rivolgono a loro per ritrovare i suoni che preferiscono. Ogni tanto Roy sente qualcosa che gli fa venire voglia di suonare il violino. Jimmy è presente accanto a lui, balla, batte il tempo e canta. Forse quelli di Jimmy non saranno i suoni più belli del mondo, ma di sicuro questa è la musica preferita di Roy. La musica più bella del mondo, di Cindy Womb. Grazie.